Il 2024 di Ferrari è ancora una stagione di alti e bassi, nella quale la mancanza di stabilità si riflette sulle prestazioni. La doppietta in Australia di Sainz e Leclerc alla terza tappa, con un podio a testa per entrambi i piloti nelle due gare iniziali, genera ottimismo, ma poi la stagione diventa altalenante. E l'unico guizzo degno di nota è la vittoria di Leclerc a Monaco, festeggiato con tanto di lancio in acqua di Vasseur. Ma analizziamo l'evoluzione tecnica dall'inizio. Alla presentazione, la SF24 appare subito come un progetto derivato dalla monoposto precedente che, se nell'aerodinamica propone lievi sviluppi, a livello di telaio conserva intatti i vecchi schemi sospensione. Il concept aerodinamico punta ad un sistema di raffreddamento più efficiente. Le prese d'aria più alte consentono di accogliere flussi più puliti e meno disturbati dalle sospensioni anteriori. L'estrazione del calore sfrutta il campo di depressione generato sul cofano per liberare le alte temperature da meccaniche e radiatori. Con pance più strette e basse cambia l'alloggiamento di scarichi e radiatori che, grazie ad una fluidodinamica interna rivista, migliora i vecchi problemi di scambio termico. Il profilo pancia con labbro inferiore replica la soluzione della vecchia RB19. L'obiettivo è accelerare il flusso interno potenziando il raffreddamento. Se inizialmente questa soluzione sembra essere uno step di avanzamento, ben presto verrà cambiata, ridisegnando completamente pance e prese d'aria in funzione della nuova tendenza tecnica introdotta da Red Bull. La SF24 è un progetto non nuovo, ma di continuità, che replica i concetti tecnici di base della Ferrari 2023. Il punto di partenza è quindi già vecchio di una stagione e, soprattutto a livello telaio e sospensioni, viene replicato lo stesso schema utilizzato ancor prima dell'effetto suolo. Con il progetto SF24, Ferrari opta per una continuità di sviluppo ottimizzando forme, dimensioni e alloggiamento di meccaniche, radiatori e sospensioni. L'unica differenza è il posizionamento del cambio. Il disegno della scatola è più compatto e corto di 5 cm, soluzione che sposta verso il retrotreno l'intero gruppo motore per correggere i problemi di carico sull'asse posteriore presenti sul vecchio progetto. Un altro cambiamento arriva dall'alloggiamento dei radiatori. Rimangono identiche le dimensioni esterne, ma gli scambiatori sono stati rialzati rispetto al fondo e soprattutto inclinati in avanti. Questa configurazione consente di guadagnare spazio in basso, ricavando un ampio canale per far scorrere più aria sotto alle pance. I flussi periferici con una sede più ampia vengono accelerati cercando di migliorare i vortici a difesa del fondo e stabilire interazioni più redditizie tra l'aerodinamica superiore e il sottovettura. I pochi cambiamenti del progetto SF24 consentono di sfruttare tutto il lavoro di sviluppo fatto a fine 2023, capitalizzando il vantaggio tecnico delle vecchie soluzioni aerodinamiche espanse e corrette che rispondono sulla monoposto 2024, poco diversa rispetto a quella precedente. È sorprendente come nella SF24 ci siano così poche differenze rispetto alla vecchia monoposto. Sospensione anteriore, barre antintrusione basse e posizione pilota replicano la vecchia configurazione. Poco cambia la parte centrale. Radiatori e scarichi appena rivisti permettono di scavare leggermente le pance, quando invece sarebbe stato necessario spingere molto più in basso il flusso d'aria. Con il cambio più corto, invece, si è ottenuto un arretramento dei pesi e un migliore bilanciamento vettura. Il disegno pance con canale inferiore più ampio è il risultato di radiatori più inclinati e rialzati in modo da cedere spazio ad un'aerodinamica ripensata per potenziare il downwashing e le interazioni con il fondo e l'effetto suolo. Il cono anti-intrusione rimane basso e condiziona il disegno dei cassoni di aspirazione del fondo obbligando i flussi ad un percorso che perde efficienza.
La paura di cambiare il telaio, seguire la vecchia strada, mantenere le sospensioni con schema invariato dal 2019 ha portato a correggere i problemi di assetto e consumo gomme, ma non a fare il salto di qualità sulla distanza che era necessario a Ferrari per poter reggere il confronto con McLaren, Mercedes e Red Bull nella seconda parte del campionato. Se nella prima fase di campionato, prima dell'arrivo degli sviluppi, il consumo gomme è stato ridotto e il bilanciamento aerodinamico migliorato, la chiave risiede in una corretta gestione delle accelerazioni laterali longitudinali, che dal pneumatico si concentrano più sulle carcasse, riducendo gli stress sulle mescole. Un risultato ottenuto spostando una quota del peso verso il retrotreno, in modo da aumentare il carico sull'asse posteriore. Questo miglioramento è il risultato della scatola cambio accorciata di 5 cm, che ha permesso di arretrare motore, serbatoio e parte ibrida. Ridistribuendo gli ingombri, gli scarichi risultano più indietro, fattore che aumenta l'inclinazione radiatori, contribuendo ad abbassare il baricentro vettura. Il nuovo assetto, che rende la cassa veicolo meno sensibile al rollio in curva, riduce il carico sulle sospensioni, che vengono tarate con elementi più elastici per contrastare le accelerazioni laterali. Questi interventi cancellano le eredità negative della SF23, ma non garantiscono il salto di qualità. Replicando un setup più morbido sulla sospensione posteriore, le asperità del fondo vengono copiate con più precisione, generando un contatto pista-gomma costante in uscita curva. La SF24, grazie ad una diversa distribuzione delle forze sulle carcasse, corregge l'appoggio nei curvoni, rendendo più semplice la guidabilità in curva. Comportamento apprezzato dai piloti che, a fronte di un minore sottosterzo, controllano al meglio la traiettoria in fase di accelerazione. Queste modifiche correttive e i primi sviluppi di stagione rispondono al miglioramento delle prestazioni e la SF24 sembra essere l'unica alternativa a Red Bull. Ma in questa delicata fase di stagione, dove Ferrari ottiene risultati positivi, viene deciso di stravolgere l'aerodinamica e replicare la strada intrapresa da Adrian Newey con le pance della RB20. Una decisione coraggiosa e forse inevitabile, ma che stravolge l'aerodinamica tradizionale con effetti sulla perdita della correlazione dati tra la vecchia e nuova aerodinamica. L'evoluzione portata ad Imola è radicale. Ferrari punta ad aumentare la prestazione generando un salto in termini di deportanza attraverso le nuove pance. La configurazione nativa con prese d'aria frontali e flussi di entrata diretti cambia completamente. La pancia allungata con profilo a becco ribalta il modello di raffreddamento. Se canalizzando aria dal basso si riduce la portata, cresce la velocità d'ingresso migliorando l'efficienza. Questo cambia l'alimentazione verticale dell'S-Duct. La maggior pressione richiede un canale interno più ampio, capace di svuotare l'area inferiore delle pance evitando un blocco aerodinamico. Aumentando la portata, la feritoia posteriore al lato vettura, dietro al casco, estrae un volume d'aria maggiore, fattore che rende indispensabili modifiche di microaerodinamica per ripristinare l'efficienza della vena fluida. Una trasformazione che interessa anche la scatola radiatori. Da una struttura con presa alta frontale col passaggio alle nuove pance, il canale si allunga e il foro di alimentazione viene rivolto in basso. Col profilo carrozzeria superiore, lineare e continuo, le turbolenze vengono ridotte, rendendo superfluo il correttore a lato alo installato per pulire i flussi sull'alettone. La sezione frontale più stretta riduce l'ingresso dell'aria e richiede un canale più ampio per potenziare l'aspirazione del calore, ripristinando lo scambio termico di una delle più coraggiose evoluzioni della SF24. Nell'immediato le modifiche non soddisfano. Il carico aumenta, ma viene ridistribuito in modo diverso, il che rende il comportamento vettura nervoso e poco prevedibile. Diventa subito chiaro che bisogna studiare nuovi assetti per rimettere nei binari la SF24 e cercare di sfruttarne l'aumento in deportanza.
Un esercizio complesso che non riesce e il compito di trovare nuove soluzioni tende a portare fuori strada tecnici e piloti. Siamo dovuti tornare indietro alla macchina di Imola e abbiamo perso 2 o 3 mesi di guadagno di prestazioni. In queste settimane non abbiamo preso la strada giusta. Come si lavora su varianti aerodinamiche di carico e bilanciamento, ritorna il porpoising, che compromette le forze che agiscono sulla monoposto per stabilizzare l'assetto. Le coperture anteriori, soggette a pompaggio, perdono la condizione di stabilità indispensabile ad innescare aderenza, causando pattinamento laterale in curva e maggiore deterioramento. L'intermittenza aerodinamica è causa di risonanze sulle carcasse che mettono in crisi l'intero sistema pneumatico. Siamo di fronte a deformazioni anomale della struttura che si scaricano su tele e cinture, ma soprattutto sulla spalla. Gli effetti in pista compromettono l'appoggio battistrada. L'aderenza discontinua impedisce alla mescola di produrre la temperatura ottimale e la monoposto perde in guidabilità, appoggio e precisione di guida, lasciando il pilota senza strumenti per poter spingere. Il porpoising ha effetti ancora più dannosi al retrotreno, influendo direttamente sulla sospensione posteriore. Le regolazioni in rigidezza ora sono funzionali a compensare il pompaggio e non a migliorare gli assetti per ottenere più trazione e motricità, che a Silverstone si sono rivelati uno dei maggiori problemi della SF24 in uscita curva. A luglio diventa evidente che la mancanza di una guida tecnica capace di operare scelte mirate e finalizzare gli sforzi tecnici rende ancora più complicato il lavoro di messa a punto della nuova aerodinamica SF24. La corsa a buttare in pista aggiornamenti non validati e senza un'accurata comparazione delle prestazioni in galleria del vento ha portato a questa situazione. Il telaio della SF24 è messo in crisi dal nuovo fondo, che genera un effetto suolo troppo elevato per un sistema a sospensione che non è stato sviluppato per questa progressione di carico. Vecchio di 5 anni, lo schema anteriore, come quello posteriore, ormai non ha più margine di sviluppo, plafonando la crescita dell'aerodinamica non corrisposta del telaio. La frequenza dei Gran Premi a luglio non aiuta Maranello, che deve lavorare sul perfezionamento degli assetti pista, trascurando la ricerca di nuove soluzioni per ottenere un miglioramento complessivo del sistema SF24 Evo. Vengono comunque portati aggiornamenti, alcuni addirittura anticipati, nella speranza di accelerare il percorso di sviluppo. Nuovi deflettori a 4 pinne installati all'interno delle ruote che hanno il compito di potenziare la deviazione dell'aria e potenziare il campo di depressione al lato diffusore. Le turbolenze da arrotolamento deviano i flussi sotto la monoposto. Sparando aria fuori dal fondo si attivano vortici ad alta pressione che contrastano le infiltrazioni, aumentano la depressione sotto ai canali Venturi e accelerano l'aria grazie all'estrazione del diffusore. L'architettura dei deflettori e la conformazione di fondo ed estrattore vengono modificati a seconda delle caratteristiche di carico richieste dai diversi circuiti, seguendo precise mappe di carico precalcolate al CFD. In un momento di forti tensioni interne per la carenza di risultati e l'annuncio di Cardile in Aston Martin, a Maranello gli aerodinamici continuano a lavorare cercando soluzioni correttive che possono contribuire a integrare la nuova aerodinamica con il vecchio telaio. La nuova configurazione delle prese con palpebra in alto e un canale di espirazione verticale più basso richiede un flusso d'aria per il raffreddamento completamente diverso. Da qui nasce l'esigenza di profili che, rispettando le normative FIA, flettono in basso ad alta velocità e recuperano l'incidenza nel lento, assicurando sia gli obiettivi di carico in curva che quelli legati alla riduzione della resistenza in rettilineo. Ma la memoria elastica del muso ha un secondo obiettivo. In curva, i profili alti spingono il flusso sopra le pance, pulendo le turbolenze sull'alettone e potenziando l'estrazione d'aria dal diffusore. Sul veloce, il muso si abbassa. L'aria direzionata sotto la palpebra entra nelle prese migliorando il raffreddamento motore proprio quando lavora a pieno regime sui rettilinei.
La pausa estiva potrebbe essere un momento di ripartenza per Ferrari. Monza, circuito da motore, potrebbe riservare sorprese inattese, proprio come la scorsa stagione, ma senza dare illusioni in una fase di campionato dove budget e risorse tecniche sono ormai direzionate sulla monoposto 2025 di Lewis Hamilton.